particolarmente perché è tutta giocata sulla sicurezza sul lavoro. Un tema che è un tema caldissimo e eh, basta pensare che eh, l'accesso ai sistemi di comunicazione, l'accesso a internet di questa mattina come tutte le mattine comporta eh, il eh, leggere Episodi tipo grave un operaio di 25 anni della Pegasus, operaio travolto e ucciso sulla 12 a Sestri Levante, Ancona grave operaio in, in uh, un incidente a Fincantieri. Questo per dire che la sicurezza sul lavoro rappresenta ancora quotidianamente un uh, campo in cui spendere tutte le energie. Ed è un eh, problema che uno Stato che si dice civile, uno Stato che mette al primo articolo della sua Costituzione quella che c'è e quella che ci sarà, che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Ora il lavoro deve essere sicuro per essere realmente un diritto. Alla conquista di questo lavoro sicuro... Si va insieme con la sinergia di tutti quelli che giocano un ruolo, chi lavora, le imprese, la stampa, tutti gli istituti di formazione, la tecnologia e lo sviluppo scientifico, tutti volti a uno stesso obiettivo, meno lesioni, meno morti, non solo meno spese per lo Stato, anche quelle. È un capitolo importante quello della ricaduta economica degli incidenti sul lavoro, ma il primo elemento da considerare è l'etica, è il diritto a vivere, il diritto alla salute. Parlando di giornalismo è eh, con gioia che presentiamo il, eh, quinto, la quinta edizione del premio giornalistico Pietro Di Donato. Pietro di Donato, un autore italo-americano molto caro alla mia provincia, a tutta la provincia, alla provincia di Chieti, caro per Taranta Peligna dove è sede e l'iniziativa del premio giornalistico di Donato, caro alla mia città, vasto. Un eh, autore italo-americano che eh, colpito profondamente e... Eh, nell'intimo, oltre che sulla eh, parte economica eh, eh, familiare, eh, è Pietro di Donato che eh, assiste alla morte nel cemento per un incidente di edilizia in America eh, del padre e scrive una lettera che viene anche pubblicata nella sua biografia ma non è mai stata spedita a Roosevelt, chiamandolo Vuk Setkrist, in quel dialetto che chi va all'estero conserva come legame con la sua terra, chiedendo aiuto per una regolamentazione, per un'attenzione e per la costruzione di eh, uno Stato giusto. Subito dopo scrive una. Uh, un, quella che lui chiama Nasturiel, un racconto breve che è. Cristo nel cemento ed è la base e l'inizio di quello che è stato poi il suo uh, best seller, ancora uh, uh, ripubblicato. Uh, di, mh, di recente, che è Cristo tra i muratori. Taranta Peligna dà l'avvio a uh, questo premio giornalistico con uh, la collaborazione uh, e con la partnership di Inail e dell'Associazione Nazionale Utilati e Invalidi del lavoro e abbiamo qui per uh, l'INAI il direttore uh, del regionale uh, dell'Abruzzo il dottor uh, Nicola Negri e la responsabile per la comunicazione dell'ANMIL Marinella De Muffidis insieme a Marcello Di Martino sindaco di Taranta Pelegna persone lungimiranti persone che hanno eh, lanciato un eh, premio giornalistico di inchiesta, di indagine, di, re, eh, di report eh, su quelli che sono gli ambiti del lavoro, la sicurezza sul lavoro, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento sul lavoro. Eh, Taranta Peligna ha avuto assegnata, dal l'anno scorso, nel corso della quarta edizione, la eh, medaglia del Presidente della Repubblica alla città di Taranta proprio per il premio giornalistico di Donato. Io eh, lascio la parola al dottor eh, Nicola Negri per il suo intervento e eh, perché ha buon ragione quando si parla di sicurezza sul lavoro si lascia la parola all'INAIL. Grazie onorevole. In qualità di direttore dell'INEIL Abruzzo sono onorato di partecipare a questa conferenza stampa, anche perché, come diceva l'onorevole Amato, il tema della sicurezza è un eh, tema che va ogni volta eh, riaffermato. Il premio di donato è alla sua quinta edizione ed è un'importante eh, riflessione nazionale sulla sicurezza del lavoro e sui diritti dei lavoratori. Abbiamo quest'anno commemorato i 60 anni della tragedia dei minatori di eh, Marsinelle, accaduta l'8 agosto del 1956, e devo dire che grazie anche ai sacrifici di quei lavoratori, ma anche al romanzo di Di Donato, che ha scosso le coscienze, perché nel romanzo di Donato Cristo fra i muratori, e ecco perché è importante questa riflessione che facciamo a, a livello nazionale sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori, ha scosso le coscienze, perché racconta da dentro, da figlio emigrato in America, la tragedia umana e familiare che vive per un papà che è morto. Faceva il muratore appunto, senza norme di sicurezza e la parte che più colpisce è che il giudice a quell'epoca, agli inizi del Novecento, il giudice americano dà ragione al datore di lavoro quando dice ma questi sono dei poveri pezzenti, degli ubriaconi che non è colpa mia. A quei tempi, a quei tempi, anche in Italia, in base al codice civile dell'epoca, esisteva la norma per cui era il lavoratore a dover dimostrare la colpa del datore di lavoro. E vi faccio solo immaginare da quegli anni in cui si comincia ad affermare in qualche modo l'esigenza di tutelare queste persone che muoiono sul lavoro, di quanto sia stata faticosa di quanto sia, ci sia stato bisogno di, di lotte, di conquiste. Ed oggi, grazie a Dio, abbiamo una, almeno in Italia, ma anche in America, dove oltre alla tragedia che ci racconta il nostro di Donato, ci sono state altre tragedie di lavoratori e di lavoratrici. E da lì inizia, diciamo così, una sorta di eh, legislazione sociale quindi che limita l'orario di lavoro, i regolamenti ai turni eh, e una sorta di, diciamo così, di legislazione sociale che va a tutela anche dei, dei minori, perché a quell'epoca erano tantissimi i minori bambini utilizzati nel, nel lavoro eh, di fabbrica oppure nelle miniere come, come Marsinelli. Eh, come dire... Eh, c'è oggi ancora bisogno di, eh, di riaffermare certi diritti, perché se vi dico semplicemente i dati del 2016 che sono pubblici sull'Open Data, sul nostro sito, noi abbiamo dei numeri impressionanti, ad esempio per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Nel 2015 oltre 600.000 infortuni sul lavoro. Nella nostra Abruzzo oltre i 14.000. Se andiamo a vedere le, eh, le denunce di infortunio, parlo di denuncia, quindi non di numeri assoluti, se andiamo a vedere le denunce, già ad agosto di quest'anno, noi abbiamo avuto, agosto 2016, noi abbiamo avuto 651 denunce di infortuni mortali in Abruzzo ne abbiamo avute 16. Sono numeri questi che vanno ben al di là di quello che dice il Presidente della Repubblica, perché noi abbiamo il diritto e il dovere, come diceva l'Onorevole, di diffondere la cultura della sicurezza, di non abbassare mai la guardia. Fin quando ci sarà anche un solo morto sul lavoro, per noi non è sufficiente diciamo così, mettere le braccia in concerto. E proprio questa mattina venendo qui ascoltavo la radio, ho apprezzato che eh, il Parlamento in questi giorni ha approvato la legge sul capolarato, quindi rendendo reato diciamo l'intermediazione di manodopera, che è un fenomeno... Che a, volte, eh, a volte molto spesso che coinvolge il nord e il sud del paese specialmente in agricoltura dove ci sono dei fenomeni non solo di caporalato ma anche di vera e propria schiavitù su soggetti eh, anche migranti, deboli e quindi senza diritti e io credo che questo sia un importante messaggio dato al paese un importante messaggio perché se si riparte dal dal contrasto al calporalato al contrasto alla schiavitù, vi lascio immaginare in che condizioni è il nostro Paese. E se il nostro Paese vuole definirsi un Paese civile, bene ha fatto il Parlamento ad approvare questa legge perché c'è bisogno e c'è necessità di affermare in ogni circostanza, anche come questa conferenza stampa, il diritto dei deboli, quindi la cultura della sicurezza e il diritto per, diciamo così, eh, non solo per l'istruzione, ma il diritto dei minori, il diritto eh, il diritto, diciamo così, che competono a eh, ogni lavoratore che ogni mattina si rega al proprio lavoro. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa e purtroppo eh, noi ci dovremmo di fronte in questo questi tempi un po' liquidi, diciamo così, ci troviamo di fronte a, una, a un grosso fenomeno eh, migratorio che non conosce, diciamo così, che non conosce uguali nella, nella storia. E io credo che per cercare di affrontare questi nuovi flussi migratori epocali, Bisogna ridurre un po' gli squilibri che ci sono nel mondo, perché nel mondo ci sono squilibri economici, sociali, produttivi, che vanno dal nord a sud, da est ad ovest. Andiamo ogni volta a investire su paesi dove le norme della sicurezza, e ecco anche il senso del premio di donato, dove c'è un salario inesistente, norme di sicurezza eh, inesistenti, diciamo così. E io credo che la nostra civiltà vincerà le nuove sfide del lavoro, di questo lavoro che purtroppo è sempre più introvabile, perché anche questo è il problema, sempre più introvabile. E noi, la nostra civiltà vincerà questa nuova sfida di questo lavoro sempre più introvabile solo se saprà globalizzare, oltre alle merci e alla produzione delle merci, il diritto alla salute, all'istruzione e alla sicurezza di tutti i lavoratori. Grazie, ah, grazie al, al dottor Negri che ha sollevato insomma, problemi eh, che sono problemi enormi, quali eh, proprio quello del lavoro e eh, il substrato eh, in cui eh, lo sfruttamento e la incertezza eh, incidono maggiormente è eh, quello della povertà. Quindi eh, il, la, la sinergia è anche nelle misure contro la povertà. Sono contenta che eh, prima di me abbia eh, parlato della legge sul caporalato, legge sul caporalato che eh, è stata votata ieri alla Camera eh, per la sua approvazione definitiva. Non è la prima misura che si fa rispetto all'agricoltura, ma è questa una misura forte fatta dalla giustizia con l'introduzione eh, di un reato e eh, un eh, cammino che nasce da lontano eh, che porta una, con sé i nomi delle persone morte, quelle che conosciamo e che non può portare con sé tutto quello che, oltre che di lavoro nero, parla di tratta di persone. Allora, bene la legge sul caporalato, ma tornando al uh, premio giornalistico di Donato e al uh, ruolo che la comunicazione ha nel fare educazione, nel sollevare problemi, nel denunciare uh, illeciti. La parola a uh, Marinella De Muffitis. Ma Futis del, dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro. Grazie davvero, onorevole per averci eh, voluto qui. Eh, grazie, sindaco Marcello Di Martino, che è diventato veramente un grande amico dell'AMIL eh, Siamo insieme da quasi la prima edizione, cercavo di ricordare, ma sono passati veramente molti anni. Per noi è. Eh, è un onore e un piacere essere vicino a iniziative come questa perché del tema degli infortuni sul lavoro, eh, sapete, si parla veramente poco. Eh, e se ci si chiede c'era bisogno di un premio giornalistico per stimolare l'attenzione dei giornalisti e della stampa su questo argomento, forse sì, forse perché se ne parla veramente poco poche righe nella cronaca dei media, delle televisioni, semplicemente per raccontare di un nome, un cognome, una modalità di accadimento, riteniamo non siano veramente sufficienti e quello che vuol fare questo premio è proprio stimolare un'informazione qualificata, quella che i veri giornalisti sanno fare, quel giornalismo di inchiesta dei dossier che manca su questo argomento e che talvolta... Raramente, purtroppo, è venuto fuori con personaggi come Gatti dell'Espresso, no? che ha fatto qualche inchiesta. Si è finto eh, operaio tra gli operai, no? tra i poveri del caporalato, per capire eh, come si vive o come si muore per eh, 3 euro al giorno in condizioni di schiavitù che non possiamo accettare in un paese come il nostro. Eh, siamo davvero lieti della. Del riconoscimento del Presidente della Repubblica con una medaglia. Questo nuovo Presidente eh, è ritornato eh, a dare quell'attenzione che eh, il precedente Presidente Napolitano, sapete tutti, aveva nel cuore mh, veramente tra i, mh, gli argomenti, tra i temi più importanti della società. Anche il Presidente Mattarella ha eh, rappresentato una sua forte attenzione proprio lo scorso 9 ottobre, quindi parliamo di pochi giorni fa, in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Io mi permetto di leggere due passaggi proprio perché richiamano quanto l'onorevole eh, Amato ha detto prima e quanto un po' i numeri dell'INEL che purtroppo sembrano non impressionare perché spesso si dice, vabbè, dov'è la notizia? La notizia è che sono tanti oggettivamente, poco più, poco di meno quelle piccole percentuali che salgono e scendono non fanno la differenza in un fenomeno che porta via la vita di quasi tre persone al giorno, no? Solo per andare a lavorare, non avevano fatto niente di male, non è colpa eh, loro, insomma, ecco, se sono spesso costrette ad accettare condizioni intollerabili. E il Presidente della Repubblica ci diceva proprio che morire di lavoro non è accettabile in un contesto industriale avanzato. La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un Paese, quello che noi vogliamo essere, non come la Cina. Vogliamo essere un Paese progredito che rispetta i lavoratori, che crede nella forza lavoro delle risorse. Un tema essenziale è quello dell'effettività delle norme, onorevole, quello a cui siete no, eh, chiamati voi proprio a dare forza e impulso. E continua, non è sufficiente dotarsi di una legislazione sofisticata e aggiungiamo come Ammil sicuramente molto avanzata perché eh, il decreto 81 è veramente tra le leggi eh, più progressiste, più avanzate, più complete che abbiamo, però mancano ancora eh, sottolineiamo noi dell'Ammil quasi 20 decreti attuativi e il presidente della Repubblica infatti sottolinea che è importante che essa venga concretamente attuata. Rivolgo alle autorità, continua sempre il Presidente, un invito ad adoperarsi affinché i vuoti di legislazione non si traducano in assenze di tutele per i lavoratori e in incertezze applicative per i datori di lavoro. L'attuazione dei provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro, a partire da quelli che discendono dal testo unico promulgato nel 1998, deve assumere un significato prioritario. Ecco perché io... Uh, chiudo con queste parole importantissime, quindi dei segnali forti mh, che sono un monito veramente ai parlamentari e poi allo stesso tempo uh, mi permetto di sottolineare che un tema come la sicurezza sul lavoro uh, noi dammi diciamo va portato dovunque, in tutti i luoghi, a cominciare dai banchi di scuola, perché ai ragazzi bisogna insegnare la prevenzione in generale, a rispettare le regole nella vita, nel gioco, nel lavoro futuro e quindi a scuola, proprio perché è solo in questo modo che si può accettare di lavorare in condizioni di sicurezza tutti, perché si crede appunto che la sicurezza eh, va fatta da ciascuno di noi, dobbiamo essere tutti insieme, non, non siamo su barricate diverse, i datori di lavoro spesso sono anche loro, spesso, talvolta sono anche loro nelle pagine nere della cronaca, perché capita che eh, ingegneri o eh, proprietari di aziende, è successo in qualche eh, fabbrica di fuochi d'artificio, dove erano i primi a rimetterci la vita insieme ai figli, titolari di quindi di attività pericolose e rischiose e certamente nessuno va a lavorare pensando di non tornare più a casa per pochi euro. Allora quello che chiediamo è che ci sia una grande partecipazione dei colleghi giornalisti a questo premio, perché significa che ci può essere una produzione che è attenta ad aspetti su cui spesso si sorvola. Non ci sono infortuni che non si possono evitare, non ci sono infortuni che non si possono prevedere. Quindi mai parlare di fatalità. E, mh, mi permetto un, mh, una piccola segnalazione a parte colleghi giornalisti come Luce Tommasi, una cara amica dell'AMI che su Ray News ha portato avanti grandi battaglie per eh, i nostri temi e i temi sociali. Ma c'è anche qui Iuri Pirodi con grande piacere, a voi forse un po' meno noto questo nome. Lui è un regista, attore, ha una compagnia Rosso Levante che da parecchi anni, eh, da quella lontana parte dell'Italia, che talvolta dimentichiamo che è la Sardegna, quest'isola straordinaria, portano avanti degli spettacoli dedicati proprio al tema della sicurezza sul lavoro. E la loro grande forza è stata quella di riuscire a fare breccia in grandi aziende, dalle ferrovie dello Stato, se non sbaglio, no? piuttosto che eh, alleni che eh, portano questo spettacolo teatrale, questi alcuni spettacoli teatrali, all'interno delle fabbriche, quindi dei palcoscenici molto particolari per raccontare degli incidenti sul lavoro. Ecco, la cultura della sicurezza deve passare da tutti i messaggi e anche dalla musica. Abbiamo avuto ultimamente degli artisti da Mariella Nava, al rapper Scuba Libre che hanno sposato questi temi. Ecco, se tutti ci rendiamo conto che il mondo del lavoro fa parte della nostra vita, d'altra parte ci passiamo quasi tutti, no, una, da una certa età in poi, più della metà della nostra vita, una parte lavoriamo e eh, un'altra parte dormiamo, un pezzo piccolo lo dedichiamo a noi stessi. Ecco, forse ci rendiamo conto di quanto è importante parlarne, parlare di questo premio. Grazie, Sindaco, grazie, Onorevole. Allora, grazie. Prima di lasciare la parola al, al sindaco Marcello Di Martino per uh, il suo breve intervento, ringrazio la dottoressa Marinella De Maffutis uh, per aver anticipato un nome che è uh, quello di Yuri Pireddu, Pirod, e, e con i nomi abbiate pazienza, e uh, che regista anticipato quello che lega il, pie, il premio eh, Pietro di Donato, quindi la conferenza stampa, questa prima parte che lega eh, al, pie, al premio eh, Pietro di Donato, ha eh, il progetto che andremo a presentare, per cui è stata lei direttamente a fare l'anello di coniugazione. Allora un po' l'emozione <coughs> eh, si è affievolita nel corso degli anni, perché siamo alla quinta edizione del premio. Eh, prima eh, con Giovanni Legnini, quando era senatore, ci aveva supportato diciamo così, logisticamente all'interno di questo eh, prestigioso ambiente per presentare un premio da parte di un comune eh, di 400 abitanti e questo è un po' l'aspetto più singolare tra l'altro segnalato più volte anche dal presidente della giuria Fausto Bertinotti, il quale appunto ribadiva che un grande tema, che sia poi un piccolo comune a sollevarlo, eh, ne rappresenta ancora di più in maniera amplificata l'importanza eh, diciamo, e la significanza. Eh, io vorrei soltanto aggiungere qui, insomma, adesso non voglio entrare nel tema, diciamo eh, nel tema proprio specifico, quello della sicurezza, ma alcuni aspetti di tipo diciamo così, legati alla, mh, alla gestione del premio. Quest'anno abbiamo delle grandi novità, abbiamo eh, istituito tre premi, non più un solo premio, eh, ma tre premi dedicati: uno alla carta stampata, uno al eh, sistema eh, radiotelevisivo ed uno dedicato al web e dei secondi premi sempre sugli stessi filoni eh, diciamo, di produzione e di comunicazione. Eh, abbiamo un'altra grande novità che in giuria entra formalmente anche eh, l'INAIL eh, nella persona del direttore regionale, il dottor Nicola Negri. E un'altra grande novità è che <coughs> con grande probabilità a partire da quest'anno riusciremo anche a creare un sito web molto più forte sul, sul tema dove archiveremo in maniera strutturata eh, non solo i pezzi vincitori ma tutti i pezzi che aderiscono, che partecipano alla competizione. Io voglio ricordare soltanto sempre, insomma, un po' in maniera sciovinistica, eh, eh, che Taranta ha, eh, un paio d'anni fa ha inaugurato un monumento che accomuna... Eh, Sicurezza sul lavoro, morti sul lavoro e morti nelle due guerre. Abbiamo più morti nell'ambiente eh, di lavoro che nelle due guerre, nel eh, nostro monumento. Quindi questo sta a significare quanto insomma, il, la cittadinanza, la, il popolo talantorese dall'inizio del Novecento ad oggi abbia dato. A, questa, eh, insomma, a questo massacro, a massacro sulla sicurezza sul lavoro, che io vorrei ricordare quando è venuto più volte da noi anche ehm, Santo Della Volpe, che ricordo me era molto commossa, che diceva e che ribadiva che non bisogna più parlare di morti bianche ma di morti nere, cioè parlare di morti bianche sul lavoro è veramente un ossimoro, insomma è veramente una, un peccato mortale. Chi muore sul lavoro è una morte veramente eh, che non può essere, eh, diciamo così, eh, abbinata alla morte bianca e di solito alla morte innocente di un bambino. Ecco. Io non voglio aggiungere altro, voglio ricordare che le, appunto abbiamo eh, rinviato le, le scadenze e la premiazione avrà luogo a Taranta il 26 novembre. Voglio ricordare che la nostra attenzione all'informazione è corroborata quotidianamente dalla vendita dei giornali in comune. Noi siamo l'unico comune in Italia che con 400 abitanti vende i giornali in comune e i consiglieri di maggioranza si alternano nei giorni festivi a svolgere questo ruolo di edicolanti. È un servizio che è nato proprio dall'esigenza di cittadini, soprattutto anziani, che dovevano arrivare a 6-7 km di distanza per poter acquistare un quotidiano. Ed è questo un po' il segnale che voglio ribadire per l'ennesima volta di un comune piccolo che può essere anche il paradigma di un'Italia minore. Allora, grazie al sindaco di Taranta, grazie soprattutto per questo cenno alla vendita dei giornali in comune e eh, al segnale di coerenza e di testimonianza di quanto la stampa e l'informazione fanno per la cultura collettiva. Uh, inviterei i protagonisti della, uh, invece del road show uh, della salute e sicurezza in Abruzzo ad uh, accomodarsi per la presentazione di un proge progetto che è un progetto ambizioso che consente uh, a me con orgoglio uh, di uh, rivendicare alla mia terra uh, il ruolo di ambasciatore per uh, la sicurezza. È dall'Abruzzo che parte uh, appunto questo uh, cammino. Una, parliamo di un road show, quindi qualcosa che si muove, che va... Uh, su un percorso, qualcosa di dinamico che arriva alle coscienze dirette di tutti, in particolare dei lavoratori, ma di tutte le persone, perché siano consapevoli che loro sono i primi attori, i primi a dover avere a cuore e aver cura di se stessi. Mi ha eh, preso molto... Questo, questa idea eh, l'ho seguita dall'inizio eh, probabilmente perché per mestiere l'ho vissuta eh, la eh, come dire la voglia di il delirio di onnipotenza che viene dall'esperienza spesso è causa di incidenti sul lavoro lo è particolarmente in agricoltura pensiamo a chi anziano insiste per andare contro ogni legge di gravità su pendii con macchine non adeguate. L'INAIL ha fatto una grande azione eh, con un fondo dedicato proprio alla sostituzione delle macchine eh, agricole venendo incontro a quello che è la... Eh, l'invecchiamento tecnologico che anch'esso concorre agli incidenti sul lavoro. Parlavo di me, della mia professione, io faccio il medico radiologo, un lavoro tecnologico ad alto rischio che ha eh, un legame con, profondo con la salute delle persone, ma che eh, utilizza uno strumento che sono i raggi X di cui è riconosciuta la pericolosità e la eh, il legame con il cancro. Allora è frequente vedere radiologi che frettolosamente indossano parzialmente sistemi di protezione. Per quello che mi riguarda, anch'io sono stata presa dal delirio di onnipotenza e qualche volta sono entrata in sala poco protetta. Ma ho. Uh, dice, al di là delle mie storie personali ho negli occhi un collega che ho perso che entrava scoperto e allora ci vogliono due minuti, due a vestirsi prima di entrare in sala, a indossare con cura il camice di piombo, a indossare qualcosa che è scomodo e che uh, fa sentire caldo, che è il paratiroidi e a indossare gli occhiali anti-X cioè a garantirsi lo scudo per evitare tutte quelle malattie che sono riconosciute essere malattie professionali. Allora ci vuole poco ad avere cura di sé. Qualche volta ci vuole più tempo: bisogna indossare le scarpe antinfortunistiche, bisogna indossare il, il caschetto, bisogna eh, agganciarsi bene le eh, imbracature di protezione. E questo è fattibile, non parliamo di posti dove c'è la tratta di schiavi o del lavoro nero, parliamo di quella componente possibile, cioè quelli che non sono attenti a se stessi. Allora, questo è il pubblico, questa è la platea anche a cui si rivolge questo progetto che è quello di utilizzare... Uh, quelle che chiameremo le humanitas, cioè il teatro, per arrivare a raccontare delle esperienze dure o anche esperienze positive, per muovere quello che poi tiene ferma la memoria sui concetti, che è l'emozione. Se si memorizza l'emozione, se si memorizza la negatività di un ricordo, la sua positività, i comportamenti da tenere sono molto più facilmente ripetibili. A questo punto io eh, lascio la parola ai protagonisti eh, di eh, questo progetto che prego nei loro interventi, prima dei loro interventi, di presentarsi non solo come nome, ma anche come una piccola storia di sé. Bene, molto gra molte grazie, buongiorno a tutti, onorevole, noi la ringraziamo profondamente per questa opportunità che ci dà e sicuramente anche per questa accoglienza, per farci sentire a casa eh, in, in un luogo così istituzionalmente alto. Eh, lei ci rappresenta veramente, siamo orgogliosi di questo, veramente bene. Eh, io mi chiamo Sabatino De Sanctis, sono un medico lavorato per 31 anni nel, nel gruppo Eni. Eh, mi sono sempre occupato di, prima di salute sulle piattaforme e poi mi sono occupato anche di sicurezza, di qualità e di sostenibilità. Una, una storia straordinaria, mi piacerebbe tanto raccontarla, ma diciamo basta chiudere gli occhi e pensare quanto eh, del mondo ho visto e quante storie eh, porto dentro il mio cuore. Questi hanno sviluppato in me una grandissima, una grandissima predisposizione a due cose: la prevenzione, che amo perché la considero una scienza e non un'attitudine un come alcuni dicono. E poi la seconda è quella di essermi innamorato follemente, come amo per esempio la mia famiglia, della salute e della sicurezza. E questo ci porta qui. Questo ci porta qui con. Eh, descrivo brevemente perché non voglio mh, prendere tempo a nessuno: descrivo brevemente che eh, gruppi di persone eh, che sognano che veramente il lavoro possa, possa conquistare quel numero fantastico che è lo zero: zero incidenti e zero infortuni possa diventare veramente una, una, una cosa vera, una cosa attuabile. E, mh, siamo un gruppo di persone che sotto, sotto alcuni, diciamo, alcune organizzazioni che si chiamano Italia Love Sicurezza, cioè l'Italia chiama la sicurezza, e questa Be human questo essere umano, eh, stanno lavorando e stanno diffondendo questa, questa cultura diciamo, della sicurezza nel pieno rispetto di tutte quelle che sono quelle regole che prima sono state citate dal direttore dell'INA e dalla nostra collega dell'Associazione diciamo, della, dell degli Invalidi sul Lavoro nel pieno rispetto di queste regole legislative che sono state fatte con veramente con gran usalissimo, però anche eh, coinvolgendo quella parte emotiva della nostra, della nostra vita che poi ci segnala la debolezza che fa accadere poi gli incidenti, che è la nostra cultura, che è il modo di comportarsi. Noi lavoriamo moltissimo, onorevole, su, questa, insomma, su questo tema il tema della cultura eh, personale, che è quello che poi fa, diciamo, la differenza. Ci lavoriamo attraverso delle, degli strumenti, eh, diciamo, un po' inusuali. E gli strumenti che noi utilizziamo sono il coaching, cioè parlare con le persone e stimolarle a ragionare perché usciamo di casa e eh, poi inevitabilmente si torna a casa, magari non ci si torna oppure ci si torna con un arto rotto. Noi vogliamo diffondere quel, diciamo, quel, quel principio che dice che tutte le persone, non tutti i lavoratori, tutte le persone, perché tutte le persone svolgono un lavoro, debbono tornare a casa ogni sera soddisfatti, ma soprattutto devono tornare a casa dai loro, dai loro cari, perché è quello che vogliamo tutti, non c'è qualcuno che non, vuole, che non vuole questo. Poi diciamo, l'altro principio su cui ci basiamo è... Utilizzare strumenti di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione sono gli strumenti del web, per esempio, noi siamo, adesso stiamo praticamente lanciando un nuovo pro, un prodotto, un progetto che si chiama Musically, cioè utilizziamo i giovanissimi che ci dicono come ci percepiscono a noi eh, adulti quando andiamo al lavoro e che cosa loro vorrebbero che noi gli insegnassimo a scuola sul lavoro, piuttosto che fare magari. Eh, sol solo le solite materie perché loro hanno un grandissimo desiderio di farlo. Poi utilizziamo il cinema: abbiamo, abbiamo, dei, abbiamo girato diciamo, dei, dei film, abbiamo prodotto dei film che hanno vinto di tutto, dove raccontiamo storie potentissime. Poi utilizziamo il teatro. Io poi eh, chiederemo a Yuri, Yuri Piroddi, che è un regista eh, de de delle due sue opere, che in questa settimana, la prossima settimana da domenica. A eh, mercoledì prossimo noi porteremo in questo road show in Abruzzo, all'interno delle sale di Lanciano, eh, il Teatro Fenaroli e Guardia Grele, Teatro del Giardino, che ci hanno accolto, queste due città, e ci hanno accolto con la comunità industriale che verrà a fare questa esperienza e con la comunità scolastica. È una cosa straordinaria. Alcune ditte, alcune aziende... Eh, si sono diciamo, eh, come dire, eh, eh, date da fare per poter riuscire a fare questa cosa qui e di questo noi siamo orgogliosi. Ma questo progetto è all'interno di un progetto molto più ambizioso che ha voluto innanzitutto eh, col patrocinio eh, Confindustria, ha voluto Inail e poi l'ha voluto l'Onorevole, diciamo, l'ha voluto anche la Regione Abruzzo, lo vogliono le, eh, i comuni di eh, Lanciano e di Guardiagrele e anche naturalmente della, della confindustria di Chiede Pescara. E io ho finito il mio intervento e vi ringrazio molto per l'attenzione. La, eh, la parola alla eh, regista di eh, Giorni rubati. Sì, e eh, io leggo eh, quello che è il manifesto di presentazione. Della eh, la sicurezza, prima di tutto, eh, che eh, domenica 23 ottobre alle 17 eh, porterà eh, in teatro, al teatro Fenaroli di Lanciano, eh, giorni rubati. E eh, la parola al regista Iuri Pirotti. Grazie. Buongiorno a tutti, eh, grazie onorevole. Mm. Io mi occupo di teatro ormai da 25 anni. Eh, il teatro è un mezzo molto potente, un mezzo antichissimo. Addirittura ci sono persone che sostengono che la religione sia arrivata dopo il teatro, i riti religiosi dopo il teatro e non il contrario. È eh, affascinante questa, questa teoria. Un mezzo che può essere un mezzo di semplice intrattenimento oppure può avere anche altre funzioni. Non sempre tutto il potenziale del teatro viene eh, messo in campo. Mi occupo di teatro da 25 anni ma eh, la mia vita è cambiata nel 2010 perché lì eh, ho incontrato un vecchio amico, una persona che conoscevo da... Fin da ragazzo, e che aveva subito un grave incidente sul lavoro, Gianmarco Mereo. Eh, lui è uno di quelli che la mattina è andato a lavorare come tutti i giorni e poi non è più tornato come prima perché un cancello di 600 kg addosso gli ha eh, spezzato per sempre la, 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 la spina dorsale, quindi l'ha privato della possibilità di camminare. Lui, quindi, è in sedia a rotelle. Io l'ho reincontrato dopo questo grave infortunio. E, e ho scoperto che aveva necessità di raccontare quello che, era, che gli era capitato, necessità di urlare al mondo il suo dolore, perché non c'è solo l'infortunio, ma ci sono tutte le conseguenze per sé, per la propria famiglia, per gli amici. La vita cambia radicalmente, profondamente. Gianmarco ha trovato nella scrittura un mezzo efficace per elaborare il dolore. Ehm... Nelle sue notti di disperazione all'ospedale, all'unità spinale, aveva scritto delle, delle poesie, delle riflessioni che ha condiviso con me e io le ho trovate molto potenti e, e gli ho chiesto di, di provare a costruire uno spettacolo teatrale insieme. Fin da subito è stato chiaro che doveva essere lui a portare la propria storia in scena, non un attore. Ci voleva un, uno spettacolo di teatro testimonianza. Quindi è nato Giorni Rubati nel 2010, che è un'avventura straordinaria che continua ancora oggi. Ieri eravamo a Bologna eh, nell'ambito del primo eh, Safety Leadership Event, una cosa enorme che è nata un pochino sull'onda del, del Movimento Italia alla Sicurezza e che ha conferito il primo premio di questa, di questa manifestazione per il primo anno è andato proprio a Gianmarco per il suo coraggio, per la sua voglia di, eh, di stare sul campo, di combattere. Ovviamente questa avventura eh, che ci ha portati ovunque, eh, nei teatroni della capitale, grazie anche a Marilena De Mafutis, alla sua organizzazione, l'ANMIL, che è radicata davvero in tutto il territorio nazionale, quindi ci sono eh, iscritti e sezioni attive in ogni angolo del nostro paese. Purtroppo, perché vuol dire che... Invalidi sul lavoro ce ne sono ovunque. Grazie alla Fondazione LHS, grazie a persone come Sabattino, cioè persone che condividono questa passione per la sicurezza. Un'avventura che ci ha portato quindi nei, nei, nei posti più incredibili, eh, ricordo il Quirinale sempre grazie a Marinella e a una giornata organizzata in occasione della, della giornata nazionale Anmil, quindi con il presidente napolitano. Ma al carcere di San Vittore, nella sezione femminile, all'aperto, a ottobre a Milano, Gianmarco si è messo lì, si è messo a totale disposizione di, di persone che magari non capivano nemmeno cosa stesse dicendo, perché la maggior parte di questi detenuti sono, sono stranieri. Però percepivano la sua forza, la sua determinazione, il suo coraggio, la sua voglia di non mollare, di non arretrare nemmeno di un, di un millimetro, e questo. Eh, lo spettatore lo percepisce e quindi esce dal teatro da, arricchito e motivato. Quindi dal Quirinale al carcere, alle scuole, le fabbriche, ehm, tutte le situazioni, dalle più eh, ricche a quelle più dis disperanti. <ride> eh, il teatro quindi, eh, questo è l'ambizione, la, la, di, di, di poterlo dire per giorni rubati perché ne ho conferma eh, sempre, può avere una funzione poetica perché giorni rubati è uno spettacolo di poesia, però può avere anche un valore d'uso, cioè è un mezzo, mi serve, io attraverso il teatro faccio capire alle persone qualcosa, veicolo un messaggio, se io vado davanti a una platea di operai o di eh, imprenditori o di studenti, questi poi eh, ricevono un bel cazzotto nello stomaco e non possono uscire da quella sala uguali a come quando sono entrati. Quindi il valore d'uso del mezzo teatrale. Ovviamente dopo questa prima straordinaria esperienza eh, la sicurezza è diventata un valore anche per noi, un obiettivo di vita. La nostra vita è cambiata, il nostro modo di guardare la vita, i fatti della vita, è cambiata dopo l'incontro con Gianmarco, e abbiamo fatto altri spettacoli, coinvolgendo altri invalidi sul lavoro. Abbiamo fatto anche noi, abbiamo prodotto dei, dei piccoli film perché a volte portare il teatro dappertutto non è possibile. Il teatro è una macchina complicata, pesante, eh, ci vogliono anche risorse, spazi. Invece magari regalare un DVD è eh, molto più semplice, io posso caricare in rete un filmato e poi anche nel paesino sperduto della, della Puglia, eh, in una scuola, decidono di, di guardare tutti insieme questo, questo filmato, magari ecco, troviamo anche persone che coinvolgono l'ANMIL e quindi c'è la testimonianza viva di un rappresentante dell'ANMIL che contemporaneamente alla proiezione del, del film racconta che cos'è quella storia. Ehm, Sabatino De Santis un paio d'anni fa con un altro caro amico, Davide Scotti, ha pubblicato, ha scritto un libro molto bello, ricco di storie, ehm, non è un, un manuale sulla sicurezza, il, virus che ti, il, il libro che ti salva la vita. È un libro che ormai è, tra l'altro è esaurito, è andato esaurito anche, non ci sono più copie in giro forse. <ride> E questo è molto positivo comunque. E, avendo letto questo testo abbiamo deciso di metterlo in scena, quindi nasce l'altro spettacolo che porteremo in giro in Abruzzo, che è il virus che ti salva la vita, tratto appunto dal libro che ti salva la vita di Sabatino e di Davide Scotti. Um, Un'altra esperienza che si sta rivelando molto fortunata perché lì um, riusciamo a trattare non soltanto la tematica degli infortuni sul lavoro, ma più in generale quello che è eh, la necessità di cambiare la cultura nella quale stiamo vivendo, una cultura fatta di morte. Prima sono state fatte delle cifre, eh, anch'io ne porto una ehm, che citiamo in uno spettacolo. I morti sul lavoro in Italia sono stati di più, dalla seconda guerra mondiale a oggi, di tutti i morti civili che ci sono stati in Italia durante la seconda guerra mondiale, che sono stati oltre 130.000. Sono cifre che poi dietro ci sono storie, nomi, cognomi, famiglie distrutte, dolore. E, quindi bisogna battere in tutte le direzioni, in tutti i modi, e se il teatro può contribuire a, a muovere queste cifre, a cambiare qualcosa nella testa delle persone, di chi lavora, di chi organizza. Il lavoro quindi degli imprenditori benvenga noi siamo a disposizione e felici di buttarci totalmente in questa avventura ovviamente con tanti compagni di viaggio senza i quali non, non potremmo fare nulla allora, grazie grazie per aver uh, ricordato che uh, il teatro è una forma di terapia uh, per uh, aver tirato fuori l'ennesimo numero grande, allora io ricordo e lo ricordo da medico anche questo, che i numeri vanno a finire in un centro particolare del cervello, la visione di una persona come può essere la visione di Gianmarco Mereo, che porta in scena il suo dolore, il suo vissuto, va a un altro centro, che è un centro molto più profondo, legato alla parte più vecchia del nostro sistema nervoso. È quella che raccoglie le emozioni, è quella che devasta poi tutto il nostro sistema e si lega indelebilmente alla memoria, nel grande numero, tutti quanti noi generalmente dimentichiamo. La sommatoria dei dolori e delle storie dei singoli succede anche con la guerra, succede anche con i numeri di Aleppo, succede con la Siria, succede con tutte le guerre del mondo. Il numero enorme incide proporzionalmente, inversamente sulle nostre emozioni. Chiudiamo con due interventi che sono gli interventi della partnership, uno da parte della salute, quindi sempre l'INAIL, e l'altro che è un intervento estremamente interessante, che è quello di Confindustria, che ci dice che andiamo tutti, tutti verso la stessa direzione. Ed è la volontà non solo quindi della... Salute o dei protagonisti, dei lavoratori, ma è anche il mondo delle imprese che spinge, che si impegna e si impegna in ambiti anche come questo, che sono ambiti di comunicazione, di educazione e di informazione. La parola a Dottor Negri. Grazie, Onorevole. Allora avete ascoltato prima i numeri che ho dato su riferiti ad agosto 2016 su infortuni in genere gli infortuni mortali e siamo diciamo oltre una, una soglia di guardia per cui ecco è importante non abbassare mai la guardia è importante eh, sensibilizzare in tutte le occasioni in tutti i modi le coscienze, fare in modo che si diffonda questa eh, cultura della sicurezza mh, sia da parte del datore di lavoro sia da parte anche del lavoratore, perché eh, diciamo spesso eh, queste due volontà non si incontrano. Eh, è vero, come eh, diceva l'onorevole, che la presenza di Confindustria Abruzzo della provincia di Chieri è molto importante perché questo significa che comunque c'è una comune volontà di intenti, quindi sono pubbliche amministrazioni che si interessano e eh, diciamo, sposano, degli sposano degli obiettivi comuni. E... E come sempre diceva l'onorevole, eh, questa volta ci eh, utilizziamo l'humanitas l'humanitas nel suo senso lato a 360 gradi. Il teatro, come diceva, è una forma formidabile, diciamo così, per eh, cambiare le coscienze perché il teatro colpisce la sensibilità della persona le tragedie greche ce lo insegnano Sofocle, Euripide e quanti altri le conosciamo a memoria e sappiamo che cosa rappresentavano quei drammi a quel tempo. Quindi il teatro può fare molto può fare molto adesso per diffondere questa cultura della sicurezza, come può fare tanto la carta stampata, come possono fare tanto le inchieste dei giornalisti perché Ecco, eh, stiamo in questi, secondo me, eh, per carità, in questi tempi molto liquidi, come diceva il nostro Umberto Ego, in questi tempi eh, io vedo una sorta di eh, regressione, è come se eh, stessimo vivendo un tempo in cui il lavoro manca, mh, è introvabile, ma eh, di conseguenza di conseguenza, quindi che è anche una conseguenza un po' illogica, il numero degli infortuni mortali aumenta. E allora io credo che l'humanitas, eh, le arti, la letteratura, il teatro, e il cinema e quant'altro possono fare molto per incidere proprio sulle coscienze. Entrare nelle scuole, entrare nelle fabbriche, mh, tra i cittadini, credo che sia molto importante. Ecco, questo è, il, è anche il motivo per cui INAIL ha eh, appoggiato questa iniziativa. Grazie. Ora allora, chiude questa lunga, ma eh, come dire, interessante e soprattutto eh, coinvolgente conferenza stampa eh, l'intervento eh, del dottor Di, Di Giuseppe Fatte della eh, Confindustria Chieti Pescara. Eh, volevo eh, sottolineare, lo faccio alla fine della, di, tutto, di tutto il nostro parlare, quanto eh, il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, segua con affetto e con eh, interesse eh, questo progetto e lo abbia eh, sostenuto. Allora la parola a Confindustria che chiude eh, questa conferenza stampa. Grazie onorevole Amato, eh, grazie anche per aver condotto eh, eh, in maniera pulita ed egregia eh, questa conferenza stampa, perché lanciare i temi eh, così importanti eh, in una sede istituzionale così eh, forte e importante non è eh, cosa da poco, perché noi, eh, e lo ha detto più volte l'Onorevole Amato, il nostro cervello ragiona per immagini, non ragiona per testi, lo dico anche quando sono all'università, no? agli studenti, voi immaginate di ricordare... Eh, i testi, in realtà ricordate la foto della pagina e quello che è scritto sulla pagina. Ecco, noi eh, abbiamo accolto eh, una eh, richiesta eh, di eh, amici che ho conosciuto strada facendo, a cominciare da eh, Sabatino De Sandis della Fondazione LIS e dal eh, dottor Filippo De Marco eh, di servizi perché eh, queste cose si costruiscono sulle persone. no? Eh, noi abbiamo da più di dieci anni una collaborazione forte con le istituzioni ed anche con i sindacati eh, eh, sul tema della sicurezza. Pensate che poco più di dieci anni fa eh, ho voluto fortemente presentare un cortometraggio investendoci anche qualche soldino, eh, si intitolava Via caduti sul lavoro eh, e su, ho lavorato eh, proprio sul copione di questo eh, testo, proprio per sensibilizzare. Eh, non solo l'opinione pubblica, ma l'imprenditore e il lavoratore sul tema della sicurezza, in quel caso si trattava eh, del cantiere di Ile, grazie ad un contributo che stessa, eh, Inel stessa ci ha eh, fornito. Quindi abbiamo investito eh, molto. Ecco, la nostra Confindustria di Chiedi-Pescara... Eh, eroga ogni anno eh, poco più di 900.000 ore di formazione sulla sicurezza. Eh, potrebbe sembrare un numero elevato, io ritengo che eh, nei prossimi cinque anni la sfida è quella di raddoppiare. Formazione arrivando invece a eh, superare almeno eh, il secondo milione eh, di ore. Eh, non è semplice, eh, è difficile, però ci stiamo lavorando. Eh, io mh, sono convinto che eh, una confederazione come la nostra non può eh, non sentire la responsabilità di diffondere la cultura della sicurezza perché quando si parla lo si citava poc'anzi con l'Anmil di eh, situazioni nella quale si annida il lavoro che è fuori legge, il lavoro nero. Io dico non bisogna lì parlare di sicurezza, bisogna invece essere reprimere i comportamenti che sono illegali, perché reprimendo quei comportamenti noi non abbiamo più di conseguenza il problema della sicurezza. Il problema della sicurezza invece si pone nelle aziende che anche attivamente fanno sicurezza, ma che... Si diceva prima che l'obiettivo del numero zero non c'è e quindi noi dobbiamo tendere costantemente a raggiungerlo. E quando l'abbiamo raggiunto, se mai fosse, si potesse avverare questo sogno, dobbiamo tendere a mantenere quel eh, tipo di numero, che non è così semplice. Allora, eh, il costo della non sicurezza in Italia si calcola intorno al 2%, poco meno del 2% del PIL. Eh, nazionale, pensate ogni punto di PIL vale 15 miliardi, siamo intorno ai 30 miliardi, poco meno di 30 miliardi di euro. Allora eh, a me sembra, ma ritengo che eh, possa sembrare a voi tutti eh, che vi occupate di questo tema, che è più semplice investire molto meno economicamente sulla sicurezza facendo prevenzione e sensibilizzazione attiva rispetto invece a pagarne le conseguenze con un costo fortissimo non in termini economici solamente in termini economici, ma anche in termini esperienziali. Pensiamo un po' a cosa accade a una famiglia che ha un incidente non solo mortale o un infortunio permanente sul lavoro. Io più volte ho detto ai miei imprenditori essendo il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, che per l'imprenditore, quando non è coinvolto direttamente nella sicurezza e quindi eh, muore o si ferisce anche eh, lui stesso, per l'imprenditore può essere una questione di immagine e di etica la sicurezza, ma per un lavoratore è una questione di vita o di morte e quindi eh, non possiamo pensare eh, di essere, eh, eh, diciamo, fuori dal tema, solo rispettando le leggi che ci impongono di fare formazione, informazione, io direi comunicazione, perché quando si parla di informazione nella sicurezza, essendo eh, io molto votato eh, alla Comunicazione, l'informazione eh, è unidirezionale, io informo e poi non mi preoccupo se tu hai recepito, mentre la comunicazione è bidirezionale e quindi quando io comunico devo sapere e devo essere convinto di essere un buon emittente, altrimenti il ricevente riceve in maniera distorta. Ecco, noi stiamo lanciando non solo il road show per la sicurezza in Abruzzo, utilizzando strumenti che possono sembrare oggi di punta o di innovazione, in realtà sono gli strumenti che toccano il 7% del nostro cervello e non il 93% del cervello toccano l'aspetto eh, che qualcuno direbbe irrazionale, ma è l'aspetto creativo. E quel 7% del cervello che spesso fissa le emozioni e quindi le fa diventare comportamento. Allora, noi stiamo lavorando per costruire in Abruzzo con gli stessi partner eh, oggi presentati, eh, un tema, una, un lancio, grazie anche all'intuito di Sabatino De Santis, eh, del progetto di ambasciatore della sicurezza, individuando in una persona eh, che riteniamo abbia gli skill di livello anche internazionale ma di proattività di comportamento non di studio ecco è importante sapere questo non di quante lauree abbia avuto ma di che comportamento abbia adottato nella sicurezza sul tema della sicurezza eh, ci auguriamo che magari nei prossimi anni possiamo arrivare ad averne uno per ogni regione, no? si diceva. Però vogliamo cominciare dall'Abruzzo, dalla nostra regione. Chiedi Pescara, come Confindustria, si assumerà anche quest'onere, naturalmente unitamente alla Fondazione Lisi e a tutti i partner che sono qui eh, di eh, promuovere eh, e migliorare i comportamenti attivi nella sicurezza, di eh, attuare eh, dei cambiamenti di prassi che si utilizzano sul lavoro solo per livello di ripetizione dell'atto che si fa. Allora, noi per esempio a Pescara abbiamo dei moduli formativi, quindi chiedi Pescara, sede sì, di Pescara, moduli formativi che fanno sì che anche nella produzione, nell'assemblaggio, i lavoratori possono essere formati a cambiare ruolo ogni settimana in modo da non fare cose ripetitive. Questo è eh, fondamentale perché eh, spesso nella ripetitività anche dei comportamenti normali si può annidare eh, l'incidente. Ecco, noi dobbiamo essere proattivi, lavoreremo anche per creare un network di persone di lavoratori che eh, esprimono la loro esperienza positiva o negativa che hanno avuto all'interno dell'azienda, perché spesso il tema della sicurezza viene confinato all'interno eh, delle aziende, anche in maniera molto, molto positiva con i propri lavoratori. Invece eh, dovremmo costituire proprio un network eh, di trasparenza eh, forte eh, nel dire le cose che meglio vanno e quindi trasmettere i modelli positivi e in qualche modo controllare invece i modelli negativi affinché esse non eh, si ripetano. Noi eh, ci, eh, ci siamo, ci vogliamo essere e ci impegniamo naturalmente perché questo tema è un tema che tocca a tutti noi trasversalmente. Io dico sempre che la forza di una catena non è mai superiore al suo anello più debole. E allora se uno degli anelli della catena dovesse eh, rischiare di cedere, noi dobbiamo subito intervenire perché la catena si rafforzi. Grazie. Una parola, giusto una parola. Sì, volevo solo aggiungere un invito eh, ufficiale all'onorevole Amato e eh, ai presenti. Sul tavolo della conferenza di essere presenti a Taranto il 26 novembre per la cerimonia di premiazione, volevo ricordare proprio alla luce anche della eh, legge sul caporalato che il premio istitu istituisce anche un premio speciale per l'agricoltura, che è gestito e promosso dalla CIA, dalla Conf Coltivatori. E volevo ricordare anche eh, i nomi della giuria: il presidente Fausto Bertinotti, Lucia Annunziata, Enzo Jacopino e Tiziano Trevo e per finire ha assicurato la presenza il 26 novembre il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. Grazie eh, al sindaco eh, Di Martino, eh, grazie a tutti quanti voi. Eh, chiudiamo con una frase che eh, è riportata sulla manifesti della campagna di comunicazione e la sicurezza prima di tutto, se qualcosa non ti piace cambiala, se non puoi cambiarla cambia il tuo atteggiamento. Buon lavoro a tutti noi.